Abbiamo fatto case, alcune sono state dei progetti semplici, altre sono state delle avventure abbastanza importanti. Di per sé per finirla ci ho messo 3 mesi, ma per arrivare a finirla ci ho messo 2 anni e mezzo, perché faccio questo di lavoro e quindi casa tua passa in secondo piano, no? Rispetto a quello che fai normalmente con un cliente in cui ti siedi a tavolino e devi decidere tutto in maniera abbastanza ordinata, organizzata, precisa nei timing e nelle consegne, a casa tua ti godi anche il lusso di dire ci penso domani. E quindi quando siamo entrati qua, questa casa era completamente diversa, quindi la cucina era nell'altra stanza che affacciava verso il terrazzo e là è rimasta per 1 anno e mezzo. Non in questa forma, si intende una cucina da campo, per cui erano dei cavalletti, delle assi, tutte ben organizzate, con pentole a vista, piatti a vista, molto bello, molto camping. E poi ho capito che in realtà quella stanza non era la stanza della cucina. È più bello stare di qua. E quindi, siccome in maniera preventiva, sapendo come sono, che cambio idee, quindi per me la casa andrebbe rivoluzionata a tempo 2 mesi, completamente, avevo preparato già 3 scarichi e 3 punti validi di cucina, come ho preparato altri 3 scarichi per i bagni quando ho ristrutturato, in maniera tale che se dovessi decidere che voglio cambiare posso farlo, e quindi uno degli scarichi era qua, e quindi a un certo punto abbiamo girato e abbiamo portato la cucina qua. Portata la cucina qua, il salotto là, la casa ha cambiato completamente le dinamiche di vita, perché il salotto in estensione con il terrazzo durante la stagione, e ormai Milano la stagione è sempre buona, tranne pochi mesi, e quindi tu hai un'estensione del tuo salotto verso l'esterno, quindi è diventato in realtà un modo per utilizzare molto di più quello che è il terrazzo. Io pensavo l'avrei utilizzato di più con la cucina, invece si è ribaltata la situazione. E poi, perché ho scelto questa casa? L'ho scelta perché innanzitutto aveva una pianta quadrata, cosa che per me era fondamentale. Io venivo da una casa monoesposta, senza balconi, ingresso centrale, perfettamente simmetrica. La simmetria è una cosa che a me piace molto nell'interior, nella progettazione, nella pianta di per sé. E però l'assenza di spazi esterni per me era fondamentale, quindi quando sono venuto qua quello che mi ha colpito di questa casa è innanzitutto la luce, la pianta quadrata, la simmetria nell'esposizione e un terrazzo di 50 metri. Comunque io l'ho comprata ed era una scatolina degli anni 70 di base. Allora, sono venuto una sera, ancora prima di chiudere l'arrogito, sono venuto una sera, ho preso una scala con un muratore, abbiamo fatto un buco in quello che era un soffitto di muratura, per cui per me, bussando lì, ero arrivato al soffitto, non sapevo che c'erano altri 30 cm sopra. Perché negli anni 70 il cartongesso ancora non esisteva, per cui i controsoffitti venivano fatti impignati di muratura, quindi tu bussavi muro. Quindi ho fatto un buco esattamente qua, ed è venuto fuori studio. E poi l'ho divisa un po' sulle mie esigenze. Le mie esigenze non corrispondono e non corrispondevano, non corrisponderebbero alla suddivisione che magari uno fa in una casa dove hai una zona notte, una zona giorno. A me piace che le cose siano completamente mescolate, perché non è detto che uno riposi mentre l'altro guarda la TV, o uno cucini mentre l'altro sta facendo qualcos'altro. Quindi a me piace che tutto sia interconnesso, interconnettibile, e soprattutto che tu possa circolare in casa. Quindi per me ogni stanza deve avere un ingresso, ma non solo quell'ingresso, deve avere un ingresso e anche un'altra via di fuga, chiamiamola così, ma non è una via di fuga, è un modo per me far circolare energia all'interno della casa. Quindi anche qui la camera da letto ha un ingresso che poi ha un altro passaggio e va nel salotto, dal salotto entri nella cucina, dalla cucina vai nel guardaroba camera ospiti, ma da lì hai 3 passaggi, quindi puoi entrare in 3 punti. E questo lo fai anche grazie a un approccio forse progettuale, quello che ti dicevo prima dei volumi, per cui anche qui nel mio piccolo in maniera più domestica, almeno se vuoi scenografica da negozio, da retail, da showroom, in maniera più domestica c'è questo volume, e questo volume divide le stanze, per cui tu hai queste porte che quindi puoi circolare. È un modo molto semplice, attraverso un gesto volumetrico, di suddividere delle aree e dargli funzioni diverse e creare comunque un giro di luce, di percorsi.
non amo il design, non amo il design firmato innanzitutto, o meglio, amo molto gli oggetti che sono pensati, che hanno un'eleganza, hanno un loro stile a volte definito, a volte ibrido. Un oggetto che in qualche maniera a me personalmente comunica qualcosa, e non è detto che debba comunicare, come dire, a livello massimo e dei massimi sistemi del design. Mi piace mettere dei pezzi che sono no name e tendenzialmente che non sono per forza riconoscibili. Chiaramente, essendo un progettista, alcuni pezzi li ho fatti personalmente, il tavolo è stato disegnato, però per esempio la sedia è forse l'unico pezzo di design che c'è in questa casa, non me lo sono procurato comprandola, ma l'ho trovata per strada, grande fortuna. E i due lampadari, questi sono forse, come dire, lei, i lampadari sono i pezzi un po' più noti, probabilmente anche in termini di pezzi di design. Ecco, vedi, questa qua, che poi non mi ricordo manco di chi è, però a me piace tantissimo, c'è un design che mi piace un sacco. Anche questa qua, tutte cose da mercatino, piuttosto che, ecco, un'altra cosa che ho, un vizio meraviglioso, vado a dormire, non riesco a dormire, vado su eBay. E eBay è, non accedi ai due mercatini di città o ai cinque mercatini di città, accedi al mercatino nazionale italiano. E allora lì io mi diverto, partecipo alle aste, poi dopo la vinci, poi dopo due giorni ti arrivano quattro sedie, poi una poltrona, poi un lampadario, poi, e quello mi diverte. Potessi avere un magazzino, sarei uno di quelli che inizia a accumulare in maniera abbastanza seriale. È molto divertente per me, magari per il mio compagno è stato un po' meno divertente, però arrivare qua e iniziare a vivere da... cioè la casa era vuota con quattro robe che avevi e piano piano la metti insieme. A volte torni a casa e dici: vorrei avere la casa tutta perfetta, sistemata come nella tua testa tu te le immagini, e invece è incredibilmente bello tutto il percorso di costruzione. È anche carino goderselo qualche anno prima di cederla. Poi ci sto molto bene, nel periodo in cui ci sto molto bene, ho dei ricordi bellissimi legati a quella casa, di meravigliose cene, serate, di gente che ho ospitato giorni perché erano magari di passaggio, persone che si sfidanzavano e arrivavano. Per cui ho ricordi meravigliosi, però non è così necessario per me essere legato a un posto. Mi piace cambiarli.